Ciao, oggi video di presentazione di Anita, è tutto a posto, controllata, ha fatto tutte le analisi. Sì, tutte le analisi del sangue, test delle smania ed è tutto a posto. Si è rimessa in carne, sì. Si sta rimettendo in carne, deve ancora un po' recuperare. E allora dobbiamo presentarla perché ce l'hanno chiesta in tantissimi. Anita è una simil setter, leggermente più piccola, è un setter in miniatura, con un carattere meraviglioso, è dolcissima e tenerissima come tutti i setter ed ha 4-5 anni. Sì, e ha bisogno di coccole e voglia, ha tanta voglia di essere in una casina, perché sicuramente era in una casa. Sì, sicuramente, perché proprio dal contatto umano si scioglie se la prendiamo in braccio e viene ad abbracciare con le zampe. Sì, lei quando è stata presa era uno scheletro, ora si è ripresa, ha messo peso, ha messo chili più che peso, quindi ora è una giocallona, gioca con tutti i suoi amici che sono là nel box. È l'amica di Artù. Dico di Artù, altro cucciolone che dobbiamo fare un altro filmato anche. Sì, non lui. Piace Artù perché io l'altro giorno ho condiviso bellissimo. Il video, ho avuto pochissimi like, la quarta commissione. L'ho visto, ma però non so perché bisogna non piace, averli. Perché è un... Sì, Artù è bellissimo, bisogna averli da vederli da vicino, toccarli, sì. E sentire il suo calore, il suo amore che hanno, sono dolcissimi. Noi quando entriamo vogliono le carezze, anche come poi lei. Artù ha imparato a saltare addosso con tutta la sua mole. Sì. Tu dici sempre che dobbiamo essere bravi a trasmettere il loro carattere, forse non siamo stati bravi perché non tu siamo stati bravi. Anche se questo è il dire di Anita. Non siamo stati bravi, però per Anita non c'è bisogno di trasmettere niente. Si vede, perché come si è lei che trasmette a noi la sua dolcezza, il suo amore e tutte le cose bellissime che ci sono. Ha il tipico carattere dolcissimo del setter, accondiscendente, buono e con tanto bisogno di coccole di tenerezza. È abbastanza giovane, 4-5 anni al massimo. Non di più. Ha ancora molto da vivere e tantissimo amore da dare. Lei ha proprio tantissimo amore. È anche piccolina, perché è un setter in miniatura. Quindi facilmente gestibile ovunque proprio. Sì, il suo abbandono è stato terribile, perché di colpo che si trovava a casa, che si trovava in una cuccetta a caldo, è stata sbattuta fuori e buttata in una villetta in un paesino qua vicino a noi. E quindi per lei è stata dura, però ora si è ripresa e quindi cerca la sua mamma. Sì, perché fino a qualche giorno fa alle persone che hanno, in tantissime che hanno telefonato, io ho sempre detto di prendere, che avevamo bisogno di un po' di tempo perché volevamo che si rimettesse in carne e avere tutte le risposte delle analisi. Ha sentito il piccolino. È un bimbo che piange, chi è? Un bimbo che piange. Ma adesso Anita si è rimessa in carne, è di nuovo in forze e siamo anche molto contenti dell'esito delle analisi, quindi non c'è proprio più niente da aspettare. Quindi aspettiamo le vostre chiamate per lei, che sicuramente non rimarrà tanto tempo qui. Perché, no, anche perché ho visto che ha molto colpito la sua storia, perché le sue condizioni quando è stata trovata erano veramente terribili e insomma lo avete visto. Quindi condividete e prenotatevi, ok? Un salutone a tutti da noi, ok? Ciao! Saluta amore! Vai! Sei un po' incantata, Anita, perché sei sciolta con le coccole. Sì, così è una dolcezza. Ok, ciao!